me sta cenando quello. L'ultimo dei suoi pensieri siamo noi. Vuoi che la guardi la partita qua stasera alle 7? Perché domani sera? Nella maschile? No, no. Comunque è bravo Marco a fare le foto, sono uscite bene. Belle, belle foto, più visto. Ho scoperto perché lo chiamavano Aquilani. Aquil. Perché dicono che assomiglia a Aquilani, il giocatore di calcio. Ah, sì. Onestamente non so che faccia abbia Aquilani, però. Aquilani giocava negli anni 2000, mi sembra. Che ha smesso almeno una decina di anni fa. Ma no, comunque ho visto delle belle foto. Certo che cioè, fatte da bordocampo con la macchina giusta e fatte da qua è tutta un'altra storia. È vero. Già solo macchina fotografica contro telefono non c'è paragone. Sul sito però guarda questo qua lo aggiornate voi, Francesco Virgo, no live, questo qui sotto lo aggiornate, è quello che aggiorni tu il risultato qua. Signore e signori, siamo in diretta dall'Handball Arena di Leno per il recupero della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta femminile. Vedete già in campo le due formazioni, Leno in classici pantaloncini blu e maglietta giallo e blu, dall'altra parte invece il Mestrino in maglietta verde fluo e in pantaloncini neri. Abbiamo detto appunto recupero della quinta giornata di ritorno, non giocheranno la partita, appunto, le partite che avrebbero dovuto giocare domani le due squadre, tutte e due rinviate, avrebbero dovuto giocare a Pontigna e Leno, mentre in casa contro il Nuoro e il Mestrino, considerando appunto il rinvio di queste due partite, la federazione ha optato per fare giocare questo recupero
di venerdì sera, questa sera. Adesso ha dato il via al match, hanno dato via il match i due direttori di gara. Primo possesso per le padovane. Primo giro palla del Mestrino. Lucarini per Stefanelli. Ancora Stefanelli, prova a scambiare con Cappellaro. Lucarini centralmente non riesce a trovare un varco. Ancora Stefanelli, sempre per Lucarini. Adesso prova invece la penetrazione Schinca, fermata in maniera irregolare. Ottima in questo caso la difesa lenese. Ancora Lucarini per Stefanelli, sempre Lucarini in posizione centrale. Schinca ancora non riesce a trovare il varco. Palla recuperata bene da Leno, prova la ripartenza veloce. Francesconi decide di ragionare, serve poi De Angelis. De Angelis centralmente non riesce a trovare il varco, un brutto pallone proprio per Francesconi. E ripartenza in questo caso di Mestrino, prima ripartenza con Biondani. E primo gol del match per le padovane. Biondani per l'1-0 delle ospiti dopo poco più di un minuto di gara. Adesso possesso vero, primo possesso per il Leno. Infatti giocatrici che cercano di prendere confidenza con la palla. De Angelis per Francesconi. Kirillova. Giro palla, adesso prova a aumentare il Leno la velocità. Kirillova non va al tiro, ancora Francesconi per De Angelis. Francesconi centralmente, una palla difficile che però riesce a controllare Kirillova, che poi serve Lanfredi. Non riesce ad andare al tiro Lanfredi, allora ancora Francesconi fischiata un'infrazione a Anna Giulia Francesconi, e quindi nuova ripartenza per Mestrino, sempre con Biondani che anche stavolta punisce Ramazzotti. 2-0 per Mestrino, due gol di Biondani. Adesso sempre De Angelis per Francesconi. Kirillova. De Angelis fermata in maniera irregolare, fallo inutile di Schinca in questo caso, arriva anche un giallo infatti per Schinca. De Angelis per Francesconi. De Angelis ancora per Kirillova, servita bene questa volta Lanfredi che va al tiro e si prende anche un fallo importantissimo. Primo rigore del match, primo rigore per il Leno. Dai 7 metri Francesconi. Oggi Francesconi in posizione centrale, l'avevamo vista nelle ultime uscite in posizione di terzino o di ala. E adesso Francesconi dai 7 metri colpisce il palo, però Francesconi ha avuto l'illusione ottica del gol, invece palo di Francesconi. Ottima la copertura della porta di Lukin, un po' di imprecisione per Francesconi, quindi il risultato che rimane sul 2-0 in favore della formazione ospite. Lucarini per Stefanelli. Stefanelli sempre per Lucarini. Cerca un varco anche Mestrino, sempre Lucarini. Giro palla molto veloce, cerca di andare al tiro e ci va al tiro. La numero 19 Jevremovic trova un'ottima Romina Ramazzotti però in questa occasione, quindi nulla da fare per Mestrino, che però recupera un pallone perso malamente da Kirillova in attacco e va alla conclusione con il numero 3 Stefanelli. Volley importante di Stefanelli, 3-0, un break iniziale di 3-0 per la formazione padovana, per le ragazze di Lucarini. Adesso serve sicuramente una reazione del Leno, che trova il gol, il primo gol del match con Olga Lanfredi, la più attiva per le lenesi. Olga Lanfredi si è procurato il rigore, adesso ha trovato il gol. Mischiato un'infrazione di passi adesso in attacco a Leno, quindi ripartenza veloce per Turina. Va Turina da sola, trova un'ottima risposta anche in questo caso, però
di Francesca Lucchin. Quindi risultato che rimane sul 3-1 in favore di Mestrino. Qui un'ottima combinazione per Skinca, che va al tiro ma trova sulla sua strada un formidabile Ramazzotti in questa occasione. Veramente un ottimo intervento questo per Romy Ramazzotti. Adesso ritmi che si sono alzati in quest'ultima fase di gara. Vediamo se Leno riuscirà a accorciare ulteriormente le distanze. De Angelis per Francesconi. Francesconi non va al tiro, viene fermata. Scusate, infrazione di Francesconi. Dall'altra parte però un brutto pallone perso da Mestrino. Un po' di imprecisione sui ritmi che si sono alzati, ma anche molta imprecisione fra le due squadre. Va al tiro però Francesconi e trova un ottimo gol. Trova un ottimo gol e trova anche una munizione per il numero 11 del Mestrino, Lucarini. 3-2, meno 1 per il Leno, che ha reagito come ci aspettavamo. Torna a meno 1. Adesso possesso per Mestrino. Stefanelli fermata da Turina. Giallo anche per Turina, però ottima anche in questo caso la difesa lenese di Francesca Turina. Lucarini, centrale per Stefanelli. Serve Skinca, ancora Stefanelli, Skinca di nuovo, Lucarini adesso centrale, scambiata con Stefanelli. Stefanelli che recupera un pallone che sembrava perso, colpisce la traversa. Questo è un gol sbagliato da Stefanelli, che permette poi la ripartenza al Leno con De Angelis, che serve malamente però Turina. Allora prova a ripartire Mestrino con Cappellaro, pallone per Skinca che va centralmente e trova il gol. Dopo alcune finte batte Ramazzotti. 4-2 per Mestrino, 7 minuti e 20 secondi sul cronometro. Adesso chiesta grinta anche da parte di Francesconi. Francesconi sempre per Kirillova, ancora Francesconi, non va al tiro. De Angelis fatica a trovare un varco adesso il Leno. De Angelis centralmente con le finte, brutto pallone perso da De Angelis. Stanno perdendo veramente tanti palloni in fase offensiva le ragazze di Giovanni Bravi. Su nuovamente la ripartenza per Mestrino. Leno però difesa schierata, va al tiro Skinca, trova un'ottima difesa credo di Turina. Si lamenta anche Skinca per contatto subito, ma nulla ravvisato dagli arbitri. E quindi ancora possesso per Mestrino. Stefanelli per Lucarini. Skinca. Stefanelli. Stefanelli penetra, trova la risposta di Ramazzotti. Poco reattiva però De Angelis su questo pallone. Adesso grinta chiesta in fase difensiva anche da Giovanni Bravi. Passivo, deve andare al tiro Mestrino. Fermata irregolarmente Lucarini da Kirillova. Adesso dovrà andare al tiro per forza in maniera rapida Mestrino. Skinca va alla conclusione e trova anche il gol. E quindi risultato ottenuto per Mestrino. Doveva andare al tiro, l'ha fatto in maniera egregia. 5-2 per le padovane quando siamo entrati nel 10° minuto di gioco. Su un'ottima difesa ancora di Mestrino, che impedisce alle giocatrici lenesi di andare al tiro. Dall'altra parte ci prova Lucarini, che si ferma. Nessuna infrazione però, sempre Lucarini centralmente per Stefanelli. Lucarini, Skinca, Stefanelli. Adesso provano a scambiarsi anche le giocatrici di Mestrino, cercano con Stefanelli, ancora per Skinca che cerca di andare alla conclusione, prova un passaggio dietro la schiena, fermata irregolarmente la giocatrice numero 8 in maglia verde.
Skinca per Lucarini. Lucarini deve andare da sola, si ferma ancora per Skinca che va alla conclusione deviata, molto fortunata in questo caso Skinca, brava però a cercare il tiro. E adesso risultato più 4 per Mestrino, prova ad andare alla conclusione Francesconi, chiede un fallo non ravvisato, ci mette una mano però sulla ripartenza De Angelis, che riceve i complimenti anche di Romina Mazzotti, ci mette una pezza qui. Adesso un possesso importante per il Leno che può provare a riavvicinarsi nel punteggio, passivo che si è fatto di più 4 in poco più di 10 minuti, nulla di recuperabile per le ragazze di Bravi. Certo che bisogna trovare un po' più di continuità, soprattutto in fase offensiva, cosa che invece sta facendo bene il Mestrino. Qui alla conclusione Francesconi, ci mette però la mano Lukin e la mette bene perché protegge alla grande la propria porta. Dall'altra parte Lucarini in maniera irregolare, fischiato un'infrazione di passi, brutto pallone perso da Kirillova che cerca di servire in velocità a Lanfredi, veramente tantissime imprecisioni per il Leno, tanta fretta e non sta veramente pagando questa fretta per il Leno. Sempre sotto di 4 gol la formazione lenese, che adesso deve difendersi dall'attacco di Mestrino. C'è anche qualche discussione sulla panchina ospite e infrazione di De Angelis che si prende anche 2 minuti. Veramente un po' di nervosismo qui per tutte e due le panchine in realtà, discussioni da una parte e dall'altra, ma occupiamoci delle cose di campo. Lino che adesso deve difendere in uno in meno. Stefanelli centralmente, serve ancora a Lucarini. Lucarini, Stefanelli centralmente, va alla conclusione Mestrino e trova un altro ottimo gol. Fatica il Leno in fase difensiva, fatica anche in fase offensiva, non è sicuramente una buona partenza per il Leno. Ottima invece in realtà la partenza per Mestrino, che si è già portato sul più 5. Mestrino che ricordiamo quota 23 punti in campionato, mentre c'è stato un gol del Leno. Quota, dicevo, 23 punti in campionato per Mestrino, che è quinto in classifica, punta sicuramente ancora ai playoff, che adesso attualmente sono a distanti 7 punti, ha comunque delle partite da recuperare rispetto all'Erice che è quarto in classifica, quindi sicuramente un ottimo campionato, un ottimo percorso fin qui per il Mestrino. Discorso diverso per il Leno, che ha quota 9 punti in classifica, ha vinto una partita importante sabato scorso contro il Cingoli, però fatica a dare continuità al proprio campionato e quindi deve ancora sudare molto per ottenere una salvezza. E mentre abbiamo visto ancora un gol del Mestrino e quindi il risultato di 8-3, sempre più 5 per le padovane. Andreani per Francesconi, Kirillova per Lanfredi, addomestica il pallone ma deve tornare indietro. Qui un'ottima palla per Andreani che viene fermata in maniera irregolare, viene chiesto anche un rigore ma non ravvisato dagli arbitri. Turina per Francesconi, Francesconi per Kirillova, ancora costretto a tornare indietro De Angelis, Turina, De Angelis, Francesconi con una palla difficilissima dietro, Francesconi, De Angelis, adesso il Leno deve andare alla conclusione ma fa veramente fatica a trovare un varco. Kirillova, De Angelis, Kirillova ancora, fermata in maniera irregolare. Kirillova,
per Francesconi. Adesso arriva anche il passivo da parte degli arbitri, quindi Kirillova che prova ad andare alla conclusione, no, serve serve Francesconi, che a sua volta serve Lanfredi, che va alla conclusione, trova però sulla sua strada ancora una volta un'ottima Lukin. Siamo quasi alla metà di questa prima frazione, stanno per scoccare 15 minuti sul cronometro, 8 a 3 per le giocatrici ospiti del Mestrino, che adesso manovrano in fase d'attacco. Lucarini prova a servire la propria compagna, ma ci mette una mano la difesa alenese, palla però ancora per Mestrino, cerca di sfondare centralmente, Skinca, ottimo gioco veloce del Mestrino che riesce a servire Biondani nella sinistra, Biondani che va alla conclusione e va anche alla rete, 9 a 3 per Mestrino. Adesso Francesconi dall'altra parte, alla conclusione altissima, e quindi nuova ripartenza rapidissima direttamente dal portiere per il numero 19 Jevremovic, che con un pallonetto morbido batte Ramazzotti, gol del 10 a 3 più 7 per Mestrino. Francesconi per De Angelis, Kirillova fatica molto in leno in fase offensiva, adesso un giro palla per trovare un varco nella difesa padovana, va alla conclusione Kirillova e trova anche un gol, sorpresa un po' in questa occasione Lukin, gol del 10 a 4, gol che forse può dare un po' di speranza alla formazione di casa, sempre sotto però di 6 gol. Lucarini con un po' di spazio prova a prenderselo, serve la propria compagna di squadra Stefanelli che va alla conclusione, colpisce la traversa, quindi riparte Leno nuovamente, che può provare magari a mettere in fila qualche gol per ottenere un break. Francesconi prova a fare tutto da sola, trova una grandissima difesa padovana e quindi nuovo contrattacco del Mestrino con Skinca che va da sola, passi non ravvisati dall'arbitro, ci mette però una pezza Romina Ramazzotti e gol, parata che tiene a galla le proprie compagne di squadra. Alcuni ottimi interventi anche quest'oggi di Romina Ramazzotti, come d'altro canto anche della propria collega Francesca Lucchin dall'altra parte. De Angelis adesso per Francesconi, Kirillova va alla conclusione questa volta alta, conclusione che difficilmente può impensierire Lukin. So, e ancora il Mestrino con Stefanelli per Lucarin centralmente, questa volta beffa Ramazzotti sotto le gambe, 11 a 4 per Mestrino. Ci stiamo per avvicinare al 20° minuto di gioco, arriva un time out chiesto da Bravi, cerca di impedire l'avanzata del Mestrino, qualche secondo di pausa per le ragazze. Tornano in campo adesso le ragazze delle due squadre, quasi 18 minuti sul cronometro, 11 a 4 per Mestrino qui all'Handball Arena di Leno. Ricordiamo questo recupero della quinta giornata di ritorno,
tra Leno e Mestrino. 11 a 4 per il Mestrino, che adesso deve difendersi dall'attacco lenese. Provato a cambiare qualcosa Bravi con De Angelis in posizione di centrale, è uscita Francesconi, forse anche un po' stanca. Kirillova adesso va da sola, fermata in maniera irregolare, forse un po' di un po' troppe azioni solitarie per il Leno, che però fatica veramente a trovare una azione corale importante per impensierire le avversarie. Kirillova centrale, ancora senza spazio Costanzo, tratta in campo anche Costanzo, capitano del Leno, che è stato assente nell'ultima partita. Qui però commette un'infrazione di passi Costanzo, e quindi sempre 11 a 4 per Mestrino. Stefanelli per Schinca. Stefanelli. So, prova a ragionare Mestrino. Stefanelli va alla conclusione. Ancora la giocatrice numero 3 di Mestrino. Un'ottima conclusione bassa che sorprende Ramazzotti. Quindi 12 a 4. Dall'altra parte un fallo su Costanzo. Costanzo per Kirillova. Costanzo. De Angelis per Costanzo. Costanzo. Kirillova alla conclusione. Trova ancora un ottimo gol. Questa occasione brava Kirillova. 12 a 5. So, sempre passivo importante per il Leno, che adesso prende anche un altro gol da una strepitosa Schinca. E due minuti per Sara Andreani, costretta a uscire dal campo, quindi inferiorità numerica per il Leno. Questi due minuti. De Angelis per Costanzo. De Angelis, Costanzo. Kirillova non riesce a sfondare. Subisce anche fallo però. Leno che forse dovrebbe anche aumentare un po' i ritmi, considerando che mancano 10 minuti alla fine della prima frazione ed è sotto di 8 gol. De Angelis, serve bene Turina che va alla conclusione, colpisce però Lukin che si frappone bene fra l'avversario e la porta. Nulla da fare quindi per il Leno, che adesso deve difendersi dall'attacco di Mestrino con Lucarini che serve alla grande Stefanelli. Stefanelli ancora, Lucarini per Schinca che non trova il pallone, costretta a servire in qualche modo Biondani che però non riesce a recuperare il pallone, quindi possesso ancora lenese. Kirillova. Costanzo per De Angelis. Turina De Angelis Costanzo. Costanzo per Kirillova. De Angelis. Kirillova va alla conclusione. No, nessun fallo, neanche in questo caso ravvisato dagli arbitri, quindi para facilmente Lukin che fa ripartire poi l'azione del Mestrino con Lucarini con una palla difficilissima che non riesce a controllare Stefanelli su precisione da ambe le parti, Certo, questo in questo caso le imprecisioni premiano Mestrino che riesce comunque a gestire il proprio vantaggio in questo caso. Poco più di 22 minuti di gioco, 13 a 5 per la formazione ospite. De Angelis, brutto pallone per Costanzo, veramente tanta imprecisione, anche un po' di ragazze sembrano anche demoralizzate, alcune ragazze del Leno prova ad andare alla conclusione a Costanzo, fermata in maniera irregolare.
due minuti anche per la giocatrice numero 11 Lucarini. Vantaggio adesso per il Leno di una persona, veramente tanto nervosismo sulle panchine oggi. De Angelis, Kirillova va alla conclusione, anche in questo caso da lontanissimo, difficile impensierire Lukin da così lontano. Adesso deve difendere il Leno in una in più. Stefanelli centralmente, Skinka, ancora Stefanelli, Skinka per Stefanelli, va alla conclusione Jevremovic e trova anche in questo caso un gol. Queste conclusioni basse che hanno messo un po' in difficoltà Romina Ramazzotti, hanno messo in difficoltà tutta la difesa lenese. 14-5, stanno iniziando ad essere veramente tanti gol di scarto fra le due squadre. De Angelis per Kirillova. Kirillova, De Angelis. Turina per De Angelis, ancora Kirillova, Costanzo. Adesso prova a aumentare un po' il ritmo e Leno cerca di servire Toninelli, che si prende un rigore. Appena entrata Elisa Toninelli si prende subito un rigore, adesso dai 7 metri Costanzo. Primo rigore di oggi di Francesconi, ricordiamo, finito sul palo. Vediamo se Costanzo riuscirà a fare meglio. Costanzo con le finte, va Costanzo con il pallonetto, assolutamente preda facile di Lukin. Forse non era il momento di provare un pallonetto su un portiere che è alto e quindi brutta scelta quella di Costanzo. Adesso un time out chiesto da Lucarini di mister Di Mestrino. Rientrano in campo le due squadre, 14-5 in favore di Mestrino sul Leno, quando sta per concludersi il 25esimo minuto di gioco, quindi stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di questa prima frazione. Adesso un vantaggio importante per Mestrino, che può gestire questi 9 gol di vantaggio. Biondani, colpo stesso palla, ma un'infrazione per la difesa lenese, quindi Stefanelli. Ancora Stefanelli per Skinka. Skinka centralmente per Stefanelli, servita la grande Biondani, che va alla conclusione. Ottimo il gol di Biondani. Gol del 15-5, più 10 per Mestrino. Dall'altra parte si prova Costanzo, che si procura un altro rigore. Vedremo chi andrà adesso dai 7 metri. Kirillova, dopo l'errore di Francesconi e anche quello di Costanzo.
Kirillova adesso, vediamo se cambierà il risultato. Kirillova con le finte, palla che finisce alta, ha provato a schiacciare il tiro Kirillova, palla che finisce alta e quindi 0 su 3 anche dai 7 metri. E se iniziano a mancare anche i gol su rigore è veramente complicata la serata per il Leno. Stefanelli centralmente, Schinca la conclusione deviata, trova ancora un gol, veramente fortunato il Mestrino, ma la fortuna aiuta gli audaci e quindi complimenti al Mestrino che si porta adesso sul 16-5 più 11, pochi 5 gol per il Leno in una frazione che non è ancora finita ma si avvia al termine. De Angelis, brutto pallone per Kirillova che riesce a domesticarlo in qualche modo. Adesso Costanzo per Kirillova che va alla conclusione, deviata e tocca il palo ed esce, quindi forse però non ha visto la deviazione l'arbitro, quindi partenza ancora per Mestrino con Stefanelli, questa volta col pallonetto colpisce la traversa e nuova ripartenza con Kirillova che serve alla grande Turina, va a Turina e trova il gol Turina, Francesca Turina, gol del 16-6, torna a meno 10 il Leno. Mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Lucarini, Schinca, ancora Schinca centralmente, ancora Lucarini, Lucarini, Schinca, Lucarini in qualche modo per Jevremovic, Stefanelli su centrale, forse arriverà un passivo per Mestrino che va però alla conclusione con Jevremovic, infrazione però, invasione e quindi niente da fare per Mestrino, ma dall'altra parte il Leno perde un altro pallone. Veramente tanta fatica per il Leno, qui brava Kirillova a recuperare il pallone, ancora per Turina che trova un altro bel gol sotto le gambe di Lukin, quindi 16-7, meno 9, due gol di fila messi a segno del Leno, se non vado errato non succedeva all'inizio match sul 3-2. Stefanelli per Lucarini, ancora Stefanelli, Stefanelli per Pugliese, Lucarini centrale, ancora Stefanelli che cerca un varco, non va alla conclusione, serve Lucarini che serve Schinca, palla persa però dal Leno che cerca di ripartire in maniera veloce, fallo di Schinca su Lanfredi, un po' di confusione adesso, chiede calma anche l'arbitro, quindi De Angelis per Turina, De Angelis, ancora Turina con un brutto pallone, Kirillova, Kirillova per De Angelis, quando siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, Kirillova, Kirillova con una palla per Toninelli che viene fermata però dagli arbitri, fallo in attacco del Leno, dall'altra parte va alla conclusione Cappellaro che trova il gol, trova il gol di 17-7, nuovamente più 10 per Mestrino. L'altra parte Schinca con le maniere forti su Kirillova, mancano 20 secondi alla fine dell'incontro, scusate, alla fine del primo tempo. Costanzo per De Angelis, un po' in controtempo, Costanzo, De Angelis con un brutto pallone, serve Turina che deve andare alla conclusione, mancano 5 secondi, Costanzo fermata ancora in maniera irregolare ma finisce qui il primo tempo e quindi ci sarà solo la possibilità di andare alla conclusione per Kirillova. Mani alte per Mestrino, va alla conclusione Kirillova che finisce alta,
Primo tempo che si conclude così, 17-7 per Mestrino. Adesso noi ci prendiamo una piccola pausa e ci rivediamo qui fra 10 minuti.
È già iniziato il secondo tempo qui all'Envol Arena di Leno. Sono già tornate in campo le squadre. Primo possesso per le padrone di casa. Costanzo per Kirillova. Costanzo. Prova a servire Andreani, viene fermata la difesa di Mestrino. Palla però ancora per Costanzo che va alla conclusione. Trova sulla sua strada un'ottima Lukin. Adesso prima azione d'attacco anche per il Mestrino in questo secondo tempo. Schinca per Stefanelli. Stefanelli per Lucarini. Schinca. Ancora Stefanelli centralmente. Serve Jevremovic. Poi ripartenza ancora per, da dietro per il Mestrino. Un'altra conclusione bassa di Schinca che sorprende nuovamente Ramazzotti. E quindi 18-7 per il Mestrino. Adesso fermata anche la ripartenza di Leno per un'infrazione in avvio d'azione. Quindi di nuovo Costanzo per Kirillova. Lanfredi. Kirillova. Costanzo adesso in posizione centrale, mentre in posizione di terzino Francesconi. Kirillova per Costanzo. Francesconi. Costanzo. Ancora Francesconi. Costanzo. Azione difficile, va però alla conclusione Francesconi, che trova in questo caso un bel gol. E quindi dopo un'azione veramente confusa da parte del Leno, gol delle gialloblu che tornano a meno 10. Schinca per Stefanelli. Stefanelli per Schinca. Ancora Stefanelli centralmente. Pugliese. Schinca prova a penetrare centralmente. Fallo di Sara Andreani e quindi 7 metri rigore. Stefanelli dai 7 metri. Entra Giorgia Convalle al posto di Ramazzotti in porta. Convalle contro Stefanelli. Stefanelli con le finte trova un buon angolo. Nulla da fare per Giorgia Convalle. E quindi rigore realizzato da Mestrino, al contrario dei 3 sbagliati dal Leno nel primo tempo. Adesso in attacco Andreani con un pallone bruttissimo per Lanfredi, che riesce però a non commettere un fallo di piede. Francesconi adesso. Andreani. Costanzo. Ottima difesa di Mestrino. Brutta palla per Andreani, che però subisce fallo. Pallone veloce per Costanzo, che serve malamente Lanfredi, ma va avvisato un fallo. Difesa rocciosa di Mestrino, che impedisce al Leno di trovare un varco. Adesso Francesconi prova a richiamare anche Turina. Francesconi centralmente, Costanzo. Si chiudono le maglie del Mestrino. Palla servita ottimamente per Andreani, che però era già al di là, e quindi infrazione, invasione per Andreani. Sempre 19-8 per Mestrino. Prova Stefanelli, fermata in maniera irregolare. Ancora Mestrino che prova a liberarsi. Fallo doppio in questo caso di Francesconi e Turina. Molto evidente il fallo nei confronti di Lucarini. No, scusate. Sì, di Lucarini. Adesso Lucarini proprio adesso in possesso di palla.
Lucarini che va alla conclusione e trova però questa volta Ramazzotti che le dice di no. Ripartenza adesso per Francesconi che serve Costanzo centralmente, prova a difendere Mestrino, fallo della difesa di Mestrino, adesso si lamenta un po' anche capitano Costanzo. Veramente ottima la difesa di Leno, ottima la difesa di Skinca. Kirillova, palla servita adesso ottimamente per Sarandreani che trova il gol, va a quota 9 il Leno. Dall'altra parte ci prova Skinca che non trova la rete, più 10 sempre per Mestrino. Già passati 5 minuti e 30 secondi in questa ripresa, adesso palla che arriva in qualche modo a Turina che riesce anche ad andare alla conclusione, ottima la risposta di piede invece di Lukin, quindi due interventi ottimi da parte dei due portieri nel giro di un minuto. Qui Stefanelli che riesce a servire Jevremovic, però già al di là invasione, subito ripartenza anche per il Leno, adesso ritmi che si sono alzati, però niente da fare, riparte da dietro il Leno. Costanzo per Kirillova, Kirillova ancora per Costanzo, Francescone, Costanzo non riesce ad andare alla conclusione, Kirillova. Costanzo centrale per Francesconi, Francesconi per Costanzo che va centrale, va alla conclusione. Anche in questo caso nessun fallo ravvisato dall'arbitro e quindi ripartenza per Skinca che prova ad andare da sola, fa tutto da sola Skinca, lo fa alla grande, trova però un'ottima risposta di Ramazzotti che in realtà ha subito un colpo abbastanza doloroso, rimane piegata Ramazzotti. Sembra tutto ok, però arrivano le scuse anche di Skinca e quindi può riprendere il gioco, ancora un po' dolorante Romina Ramazzotti, ma match che riprende. Kirillova per Costanzo, Kirillova, Costanzo, Francesconi per Costanzo, un pallone difficile, Kirillova va alla conclusione, trova il palo, qui si era liberata veramente bene la giocatrice lenese, trova però il palo, mentre in porta per Mestrino è entrata anche la giocatrice numero 30 Shima, è uscita Lukin che aveva dato prova fin qui veramente di grandi capacità. Stefanelli per Skinca, ancora Stefanelli centrale, adesso palla che arriva a Pugliese se non sbaglio, sì, e Pugliese trova un altro bel gol. 8 minuti nella ripresa, 20-9 per il Leno che qui commette anche un'infrazione di passi e quindi è costretto a tornare a difendersi nuovamente dall'attacco delle padovane che prova ad andare alla conclusione e subisce un fallo la giocatrice Stefanelli, credo, no, Lucarini, scusate, subisce un fallo e un fallo che costa al Leno un altro rigore. Dai 7 metri Stefanelli, Stefanelli con le finte, Stefanelli ancora al gol, 2 su 2 per Mestrino, infallibile anche dai 7 metri. Nuovo cambio per il Leno, Toninelli è in posizione di pivot, Kirillova centrale, Costanzo e terzino Turina adesso che deve coprire tutta la fascia destra, trova un bel gol in questo caso Costanzo, gol del 21-10, sempre meno 11.
Stefanelli. Cappellaro per Stefanelli. Stefanelli, brutto pallone recuperato da Turina, che però non ha compagne vicine e quindi è costretta a temporeggiare. Ancora Turina per Kirillova. Kirillova per Costanzo. Kirillova va alla conclusione, fermata in maniera irregolare. Sta per scoccare il decimo minuto di gioco, 21-10 in favore delle ospiti qui all'Handball Arena di Leno. Ricordiamo questo recupero della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta femminile. Kirillova per Costanzo. Kirillova fermata in maniera regolare. Kirillova e due minuti per Pugliese tra le lamentele della panchina di Padova. Adesso questionano un po' anche la panchina dei giocatori cilenesi, anche un deve andare a conclusione adesso il Leno, deve provare a mettere in campo qualcosa di più di quello che si è visto finora. Su qua Costanzo subisce un fallo, ora una botta subita anche da Jevremovic nello scontro con Costanzo. Kirillova per Francesconi, ancora Kirillova per Costanzo. Kirillova, Francesconi, Costanzo che serve Toninelli, infrazione a Toninelli che era al di là e quindi niente da fare per il Leno. Adesso costretto nuovamente a difendersi. Lucarini, pallone intercettato alla grande da Francesconi. Kirillova adesso veloce per Costanzo, prova ad andare veloce Leno. Costanzo per Lanfredi che va alla conclusione, piega le mani di Scima e quindi 21-11, sempre meno 10 però per il Leno. Stefanelli centralmente per Lucarini. Ancora Lucarini per Stefanelli. Lucarini, Stefanelli. Va alla conclusione. Stefanelli trova il palo. Ha ramazzato di battuta. Adesso ancora Leno che prova a ripartire, ancora con Lanfredi. Lanfredi che prova ad andare da sola e va da sola. Lanfredi trova un altro gol. Due gol di fila per Lanfredi. Quindi 21-12. Un minimo di reazione lenese è arrivata adesso. Lucarini per Cappellaro. Ancora va la conclusione Stefanelli, pallone deviato però adesso buona ripartenza per Francesconi che riesce ad andare alla conclusione. Questa volta dice di no Scima con un grande intervento. Dall'altra parte Lucarini centralmente cerca di servire Pugliese che si gira alla grande, subisce un fallo ed è un nuovo rigore per Mestrino. Stefanelli ancora dai 7 metri. Stefanelli con le finte, battuta Ramazzotti. Un altro ottimo gol di Stefanelli, sempre fredda dai 7 metri, quindi
22 a 12, sì. Torna a più 10 il Mestrino. Costanzo per Kirillova. Kirillova. Lanfredi per Kirillova. Ancora infrazione della difesa di Mestrino. Costanzo. Costanzo per Kirillova. Ancora Costanzo, il capitano linese centrale, con una palla per Francesconi. Ancora Costanzo. Non riesce alla conclusione Francesconi. Palla che rimane incollata alla maglia della giocatrice di Mestrino. Costanzo. Francesconi. Kirillova. Con un pallone insensato. Scusate, ma è così. E quindi palla persa ancora per il Leno. Cappellaro prova a servire Pugliese. Ci riesce. Viene però ravvisata un'infrazione in attacco delle giocatrici in maglia verde fosforescente. Francesconi per Costanzo. Ancora Francesconi. Francesconi, Costanzo. Francesconi centralmente. Costanzo va alla conclusione. Questa volta trova un bel gol Costanzo. Arriva un gol, del 22-13, torna a meno 9 il Leno. Abbiamo già passato la metà di questa seconda frazione. Sempre un passivo importante per il Mestrino, che cerca in qualche modo di addomesticare l'incontro. Fino ad ora ci sta riuscendo. Adesso va la conclusione. Ancora la formazione di Lucarini. Trova sulla sua strada per un'ottima Ramazzotti, che lancia in contropiede Francesconi, che trova un altro gol. Francesconi adesso 22-14, meno 8. Prova quantomeno a ridurre il passivo il Leno. Ma manca ancora tanto, e come sappiamo nella pallamano non c'è nulla di scontato. Vedremo se la formazione lenese riuscirà a regalarci un finale di match scoppiettante. Stefanelli cerca di servire Cappellaro, servita però fermata per un difesa in area, credo, perché pensavo fosse un'invasione dell'attaccante di Mestrino, invece no. Difesa in area, quindi un nuovo rigore. Stefanelli. Stefanelli con le finte, batte ancora Ramazzotti. Veramente infallibile da rigore, dal dischetto, dai 7 metri Stefanelli. 23-14 per Mestrino. Francesconi. Costanzo. Serve Toninelli, che va alla conclusione. Ci mette la mano Scima. Ottima parata di Scima, che adesso può far ripartire le proprie compagne di squadra. Lucarini. Palla che arriva adesso a Stefanelli. Stefanelli per Cappellaro. Lucarini, Cappellaro, Stefanelli. Ancora Cappellaro centralmente. Scambio con Pugliese. Lucarini, Stefanelli, che serve alla grande. Pugliese questa volta dice di no, però rovina Ramazzotti. Prova a ripartire in velocità il Leno con Costanzo. Difesa del Mestrino già schierata, però Francesconi. Turina, De Angelis per Francesconi. Costanzo deve veramente aumentare adesso il ritmo del Leno se vuole provare a
rimediare al passivo subito finora, perché stiamo entrando, sta finendo il 19° minuto di gioco, quindi poco più di 11 minuti al termine dell'incontro, 23-14 in favore delle ospiti del Mestrino. Costanzo, bella palla per Toninelli che va alla conclusione e trova un bel gol, bella azione del Leno. 23-15, meno 8. Stefanelli, Capellaro, Stefanelli, Capellaro, ancora Stefanelli, Capellaro, Capellaro, ancora Stefanelli centrale, prova ad andare alla conclusione, trova adesso il varco, lo trova alla grande Stefanelli, ottima ancora l'azione di Stefanelli che va alla conclusione, trova un altro bel gol. Veramente diventa dura adesso per il Leno, sì, ad ogni azione in cui trovano un gol la formazione di casa lo trovano anche gli ospiti. Francesconi per Costanzo, Lanfredi, Francesconi, Francesconi, fermata in maniera irregolare. So, un time out chiesto da Leno, quindi un attimo di break per le ragazze. Sono già tornate in campo le due formazioni per questi ultimi 10 minuti dell'incontro. 24-15 il passivo e il punteggio in favore di Leno, in favore di Mestrino, scusate. Francesconi per Costanzo che serve De Angelis, ancora Costanzo, Costanzo per Francesconi che va alla conclusione. Ottima la conclusione, ottima però anche la risposta di Shima. È entrata veramente bene in campo, portiere numero 30. Stefanelli dall'altra parte. Va la conclusione ancora Pugliese, trova un altro bel gol. Torna a più 10 il Mestrino. Scusate, il Mestrino. Costanzo per Francesconi. Torna in campo anche Toninelli, Francesconi centrale, Costanzo e De Angelis terzini. Costanzo, Francesconi, Francesconi per Costanzo. Costanzo, oh, questa volta trova un bel gol Costanzo, sorpresa un po' Scima nella conclusione di Costanzo. 25-16. Capellaro per Stefanelli, ancora Stefanelli centrale, Capellaro, Stefanelli che serve alla grandissima, Capellaro si gira alla grande, difesa un po' morbida in questo caso del Leno, però bravissima Capellaro a girarsi, a trovare un altro gol,
26-16. Francesconi per Costanzo. Francesconi, adesso De Angelis, Francesconi, brutta palla di Francesconi con ripartenza di Pugliese fermata da Francesconi che si prende anche 2 minuti. Insomma, un po' di nervosismo anche per il Leno che, vabbè, capibile per il per le giocatrici lenesi. Stefanelli per Cappellaro. Cappellaro, Stefanelli, ancora Cappellaro centralmente. Schinca, Cappellaro, Stefanelli. Schinca che riesce a servire alla grande Pugliese che va alla conclusione. Infrazione però in attacco di Pugliese. Manca poco al termine dell'incontro. Adesso prova il Leno a trovare l'ultima reazione di questo match. Sto per scoccare il 23° minuto di gioco quando Mestrino riesce ad andare di nuovamente alla conclusione a trovare un altro gol, sempre con Pugliese. 23° minuto appunto che scoccherà tra poco, quindi poi 7 minuti al termine dell'incontro. Torna in campo nuovamente Toninelli, sempre inferiorità numerica per il Leno. Costanzo per De Angelis. De Angelis ancora per Costanzo. Lanfredi per De Angelis. Costanzo non riesce a trovare il varco, prova a servire Lanfredi. Ancora possesso per Leno. De Angelis per Turina. De Angelis. Costanzo. Lanfredi per De Angelis, non riesce a trovare il varco neanche De Angelis. Ottima ancora la difesa di Mestrino. Costanzo per De Angelis, deve andare al tiro il Leno perché c'è un passivo. Costanzo va alla conclusione, trova un bellissimo gol Costanzo, il gol del 27-17. Rimane sempre a meno 10 il Leno. Lucarini, non serve Sabbion, torna da Stefanelli. Ancora Lucarini per Stefanelli. Stefanelli, Lucarini, Schinca. Schinca alla conclusione, fermata la difesa lenese, prova a ripartire in maniera veloce Ramazzotti per Lanfredi che penetra nella difesa di Mestrino e trova un bel gol, quindi 27-18, scusate. Mancano 5 minuti al termine dell'incontro. Stefanelli per Schinca. Ancora Stefanelli. Stefanelli, Cappellaro. Va alla conclusione ancora alla grandissima Lucarini. Veramente un gran gol in questo caso di Lucarini. Leno adesso prova nuovamente a trovare il gol con Costanzo che serve Francesconi. Francesconi ancora centrale, viene chiamato un time out da Giovanni Bravi.
di nuovo in campo le due formazioni. Mancano meno di 5 minuti al termine dell'incontro. È entrata per il Leno anche Francesca Bravi. Adesso una palla di De Angelis per Toninelli, che però non riesce a trovare il pallone, quindi nuova ripartenza per Mestrino con Skinka che prova ad andare da sola. Serve Stefanelli che penetra alla grande, difesa però di Giulia Lavagnini che impedisce di andare a una conclusione facile e quindi poi ci mette una pezza. Romina Ramazzotti, Costanzo per Francesconi che va alla conclusione alta di Francesconi. Dall'altra parte subito Pugliese, servita alla grande, trova il gol. Nuovamente, no scusate, Biondani non Pugliese. Gol di Biondani, gol del 29-18, torna più 11 il Mestrino. Costanzo per De Angelis che va alla conclusione ma ci mette le mani Stefanelli. Ottima anche la prova di Stefanelli, come in realtà quella di tutte le giocatrici di Mestrino. Lo dimostra il passivo, qua passi di Costanzo, deve tornare a difendere però il Leno. Prova a ripartire veloce Cappellaro. Va da sola Cappellaro, fa tutto da sola, serve Biondani che però trova sulla sua strada Romina Ramazzotti. Francesconi per Francesca Bravi, pallone però troppo alto e quindi nulla da fare anche in questo caso per l'attacco lenese. È entrata in porta anche il terzo portiere della serata per Mestrino con il numero 40, Maddalena Cabrini. Skinka, Lucarini per Sabion che va alla conclusione, trova il palo però sulla ribattuta, ancora un'ottima Stefanelli. 30-18 più 12 quando mancano 2 minuti al termine del match, possiamo assolutamente dire che porta a casa 2 punti importanti il Mestrino in vista del finale campionato, in vista di una zona playoff che comunque rimane ancora alla portata delle padovane, che hanno appunto delle partite in meno rispetto all'Erice che è quarto, mentre invece arriva un'altra brutta sconfitta per il Leno dopo la vittoria di settimana scorsa con il Cingoli. Di un Leno che rimane a 4-9 punti e in parità con il Padova che giocherà però domani con alcune partite da recuperare, ma un campionato che sicuramente dovrà dire ancora molto in questa fase finale, in questo aprile che sarà pieno di appuntamenti perché ci saranno veramente tanti recuperi a causa dei rinvii di tanti match dovuti al Covid. Adesso ci prova Costanzo con la palla però deviata alla difesa, riparte ancora a velocità Lucarini che serve Sabion alla conclusione, un altro gol del Mestrino, 32-18 più 14. Costanzo, Francesconi per De Angelis ancora per Francesconi, Costanzo, Francesconi, Bravi per De Angelis, Bravi, va alla conclusione, trova sulla sua strada Cabrini. Adesso mancano 10 secondi sostanzialmente al termine dell'incontro e potrebbe essere l'ultimo attacco per Mestrino che riesce a domesticare il pallone. Vediamo se andrà alla conclusione Mestrino con la giocatrice numero 8 Skinka e finisce qui il match. Un grazie da parte mia per essere stati con noi anche stasera e ci rivediamo qui per il prossimo appuntamento casalingo del Leno. Grazie a tutti e buona serata.